È arrivato il momento di farsi un'acconciatura, sti quattro peli del culo che mi sono rimasti attaccati in testa. Io ho comprato questi aggeggi qua, che sono di Bratz. Ci proviamo perché io non sono capace proprio a farmi le pieghe ai capelli. Manco con la piastra sono in grado. Quindi ci proviamo. E adesso questo che cazzo serve? Questo che cazzo serve? E questo? Molle, peccato. Comunque, vabbè. Allora, leggiamo le istruzioni. Il primo passo dice di tirarli all'indietro, quindi adesso sleghiamo e dividiamo, no? Dovrebbero dividersi in due, giusto? Ecco qua. Questi e questi. Madonna, non mi crescono più i capelli! Ok, questo va messo all'indietro, i capelli si girano all'indietro, così, non sono così, il primo dovrebbe essere venuto, ma... Qui c'è il secondo da fare adesso. All'indietro. Ah! Si è strappato i capelli. E adesso come cazzo lo chiudo così? È andato, è andato, è andato. È entrato. Che dolore, ma come mai fa così male? Non pensavo. Alla fine non è tanto molle come credevo io. Madonna. Non dovrebbe cadere. Ecco qua, vedi? Non è stato complicato. Adesso questo in teoria va messo sopra. Guarda che meraviglia. Madonna, che bello! Perché questo sta scendendo? Che meraviglia! Adesso lo alzo io. Ecco qua. Che belli! Adesso lasciamo in posa, no? Qua che dice? Io lascio in posa. Boh, 20 minuti. Sto così 20 minuti. E adesso niente, adesso pulisco casa che l'ho pulita solo ieri. C'è di nuovo un bordello col cesso. Col cesso pieno di disenteria. Lascia perdere, ma d'ora in poi non lo lavo più con le mani, lo lavo con lo spazzolone, così se rimangono i residui non mi sporco più. E niente. Sono passati 20 minuti, che dici? Lascio? Vai, sono pronta a vedere il risultato. Madonna! Peggio della bella addormentata del cimitero. No, qua. Però aspetta, guarda che belle queste. Voglio dire, no? Che dici?